say how appropriate. I don't dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I can't help. And there I go, jumping before the gunshot has gone off. Slap me with the splinter of the ruler. And it would knock me to the floor if I wasn't there already. If only I could hunt the hunter. And all I really want is some patience. Petrified of silence. Here, can you handle this? Did you think about your bills, your ex, your deadlines? Or when you think you're gonna die? But if you long for the next distraction. And all I need now is intellectual intercourse. A soul that digs the hole much deeper. Chicco Bavaglia, che adesso gioca nella CNOB. Chicco, quanti anni hai? Giochi negli allievi, naturalmente, che è la tua categoria. Sì. Vediamo un po' il ruolo. Prima di vedere alcuni filmati che abbiamo avuto occasione di prendere nel recente torneo organizzato dall'Andrea Costa, proprio qui a Imola, e alcune dichiarazioni del tuo allenatore Giorgio Valli. Dunque, prima di tutto, io ho 15 anni, ho iniziato a giocare a pallacanestro qua a Imola fin da quando avevo 5 anni e il mio ruolo in campo, diciamo, è il playmaker o anche la guardia, dipende dalle esigenze del mio allenatore. E mi piace questo ruolo, mi piace la pallacanestro, spero di continuare su questa via e spero che la pallacanestro segni, diciamo, un po' la mia vita, il mio futuro, diciamo. Quindi ci credi fortemente, è un impegno per te, non è solo un gioco, è diventato un impegno che supera lo stadio del gioco. E vediamo adesso se è pronta l'intervista con Giorgio Valli e il filmato dove vedremo Chicco Bavaglia che si muove in campo. Di passare poi a come hai cominciato a giocare, che io credo di ricordarmelo. Di Chicco Bavaglia, e con lui vediamo un piccolo quadro tecnico su il giocatore, perché ormai possiamo chiamarlo così, è andato via da Imola che era un ragazzino e sta diventando un giocatore. Un quadro tecnico di Chicco Bavaglia.
Ma Enrico si sta sforzando, secondo me, adesso di colmare le sue lacune, che sono ovviamente legate soprattutto a un discorso difensivo e di collaborazione con i compagni. Non perché sia egoista, anzi, è però un giocatore che da piccolissimo è entrato nelle palestre, quindi la prima cosa che fanno tutti i bambini è tirare a canestro. Questa cosa la sa fare molto bene, ovviamente deve completare il suo bagaglio, e devo dargli atto che si sta sforzando di farlo. Ecco, questo volevamo, il meglio e il peggio di Chico Lavaglia. Beh, il meglio lo conoscete tutti perché è figlio d'arte ed è veramente figlio di suo padre, nel senso che... La butta sempre. La butta spesso e volentieri. Ripeto, però ovviamente non ha, secondo me, le caratteristiche di diventare un giocatore o molto o altissimo o molto potente, voglio dire, non diventerà mai un Magic Johnson, e quindi dovrà affinare su qualità tecniche proprio per collaborare meglio con i compagni, e quindi anche lui dopo riuscire ad avere più tiri per poter appunto cercare di valorizzare meglio il fondamentale del tiro. Ecco, parlavi prima della difesa, che ti stai sforzando di inculcare una mentalità difensiva in Chicco, è forse questo il suo difetto attualmente principale? Beh, sai, il discorso è questo: a livello giovanile spesso vincono le squadre che fanno anche tanti punti, perché i ragazzini fanno molti errori al tiro e quindi a volte difendere serve o non serve, questo lui lo sa, però sa anche che se vuole percorrere la strada di giocatore deve passare per la difesa. Voglio dire, la nostra prima squadra penso che primi è un esempio chiarissimo. Esatto, voglio dire, siamo primi con 20 palle recuperate, penso che questo non succedeva da anni e anni, quindi Ettore Messina ha dato una traccia, speriamo di seguirla tutti. Ecco, su Chicco ancora, l'impegno in allenamento. Ma questo è indiscutibile, voglio dire, lui è veramente molto bravo, è un grande appassionato, sa che fa grossi sacrifici venire da Imola a Bologna quasi tutti i giorni, e quindi sa che quando è in palestra da noi deve dare il massimo di se stesso, e lo fa sicuramente. Ecco, e adesso una previsione sul futuro? Il futuro, se sapessi il futuro giocherei la schedina tutte le settimane e farei 13, quindi non lo so. No, io penso sempre che se i giocatori non abbiano dei problemi fisici, io penso come Enrico Lavaglia diventerà un giocatore, non so di che livello, secondo me dipenderà molto da lui, perché grosse doti le ha, deve solo affinarle. Ecco, possiamo tornare in studio, abbiamo sentito quello che dice l'allenatore di Chicco. E sentiamo un pochino adesso anche da dove è cominciata. Chicco, ce lo ricordiamo, che piccolissimo andava in campo, fu il primo e secondo tempo delle partite quando giocava Babbo Roberto, e andava a tirare in quei pochi ritagli di tempo che c'erano fra il primo e il secondo tempo. Cominciò così, credo, a tirare a canestro, e poi piano piano cominciò nei centri di addestramento alla pallacanestro. Chicco, ci ricordiamo bene, i primi tiri forse sono stati quelli proprio dati così, con un pallone più grande quasi di te sotto i canestri fra il primo e il secondo tempo delle partite? Sì, infatti mi ricordo che quando ero piccolo avevo solamente 3 anni, 4 anni, diciamo che avevo appena iniziato a camminare, a muovere i primi passi, e subito mi sono trovato il pallone da pallacanestro in mano. Andavo a vedere gli allenamenti di mio padre, non perdevo una partita, anche se a dire la verità non è che mi interessasse particolarmente la partita di mio padre a quell'età, però sicuramente mi interessava andare alla fine del primo tempo in campo a dare quei 4 tiri prima che i giocatori rientrassero, che quando la palla andava nel cesto mi dava sempre una grossa soddisfazione. Ecco, poi hai cominciato a giocare ancora giovanissimo, e un po' più avanti è arrivato anche a Imola, ha giocato diversi anni con Marco Sabatani. Ecco, con Marco Sabatani hai già cominciato a muovere i primi passi in una dimensione di gioco più organizzato, e Saba, continua tu a questo punto, sei entrato in gioco. Allora, dunque, Enrico era già molto esperto per la sua età, e ricordo iniziò con un gruppo di ragazzi che avevano 4-5 anni più di lui, perché la squadra dei ragazzi della sua età non esisteva così. Lui iniziava a giocare con loro, era forse anche già più bravo di loro, non tanto come sviluppo fisico ma quanto come capacità tecniche, e queste abilità le metteva in campo. Il bello di tutta questa situazione era che questi ragazzi più grandi riconoscevano in lui queste sue capacità e giocavano con lui molto tranquillamente, riconoscendogli anche un grande rispetto e queste sue grandi abilità.
L'esordio di Enrico me lo ricordo, pensavo in questi giorni perché sapevo di dover venire qui alla trasmissione, fu in un derby amichevole tra l'Andrea Costa del 72-73, degli anni 72-73, quindi gli anni che adesso sono juniores, e lui è ancora allievo adesso, quindi per darvi la differenza di ragazzi di 4 anni in più di lui, contro i ragazzi che aveva Maurizio Massari della Spes, nati nel 1971. Facemmo questo derby perché il campionato iniziava tardi, era più o meno a novembre, e Enrico non entrò in campo subito, fece però due tiri liberi e realizzò 2 su 2 nei tiri liberi, e furono i primi che ti ricordi tu, Enrico, sì. Ecco, fu così. Il bello di questo fu che dopo, non so, il weekend successivo io incontrai Roberto, che il lunedì successivo credo, che, e lui giocava ancora a Chieti. E mi fermò e mi chiese di questi due tiri liberi che Enrico aveva realizzato, che erano stati poi i primi canestri di questa carriera, che speriamo poi porti ben altri canestri. Ecco, ecco, cos'è che ti piace di più, Chicco? Segnare un canestro o dare un assist? Abbiamo visto prima in alcune riprese, magari ne possiamo parlare delle altre intanto, del filmato che avevamo sulle partite di Vavaglia dell'ultimo sabato, e volevamo sentire, ecco, la soddisfazione maggiore. Abbiamo visto che fai canestro da tre con grande scioltezza, anche in penetrazione, però ti abbiamo visto anche dare palloni di destro e di sinistro e anche schiacciati in terra, palloni che tagliano fuori tutta la difesa avversaria, che mandano l'uomo, sono assist per i tuoi compagni di squadra. Sicuramente sono due situazioni di gioco completamente diverse, però allo stesso tempo possono dare tutte e due grossissime soddisfazioni. Chiaramente un canestro, diciamo, è più appariscente per il pubblico, va segnato a referto e quindi rimane sulla carta stampata, però anche un assist per un compagno, se realizza, sono sempre due punti per la squadra e quindi è sempre una buona azione di gioco. Direi che forse egoisticamente posso dire che è più bello fare canestro, però mi piace anche fare gli assist. C'è un nostro amico che ha piacere di sentirti dire così, vuole che tu sia più egoista. Allora, Piero, volevo chiedere una cosa a Sabatani, tanto per inquadrare la cosa, lui che conosce il basket giovanile della zona, probabilmente conosce il basket giovanile. Ecco, come è collocabile Enrico Ravaglia, secondo te, nel contesto del basket della sua età, del basket giovanile della sua categoria in Emilia, che tu conosci bene perché pratichi con la squadra dell'Andrea Costa? E come secondo te è collocabile Enrico a livelli nazionali? Ecco, questa sua venuta qui di Ravaglia, oltre che perché ha giocato, viene anche in funzione del fatto che è stato convocato per una selezione nazionale che sarà il 1° di gennaio, della quale poi parleremo più avanti. Ecco, Chicco è tra i migliori d'Italia secondo te? Dunque, Enrico dire che è tra i migliori d'Italia adesso è difficile specificarlo proprio con estrema precisione, perché non esiste controprova. Una controprova abbastanza certa, abbastanza sicura, si avrà quando avremo il riscontro del torneo dei Cioscuri. Il torneo dei Cioscuri è il torneo che fanno per rappresentative regionali qua verso Pasqua, e queste rappresentative regionali, cioè la rappresentativa dell'Emilia-Romagna, la rappresentativa di tutte le regioni, selezionano indipendentemente dalle squadre di provenienza i migliori 15 giocatori dell'anno, quest'anno 1976, quindi l'anno di Enrico. Enrico in questo contesto è il playmaker titolare della squadra dell'Emilia-Romagna. Io parlavo con i selezionatori, mi dicevano appunto che lui avrebbe in mano la leadership di questa squadra. Tenendo, diciamo, la leadership di questa squadra significa che in una regione dove vi sono talmente tanti giocatori, dove il basket è così sviluppato come l'Emilia Romagna, avere Enrico come uomo di punta vuol dire senz'altro che lui è in prospettiva uno dei migliori talenti appunto di questa regione. Che poi dopo questo trovi riscontro anche a livello nazionale, non solo regionale, sarà anche molto probabile, e io gliel'auguro, ecco, di tutto cuore. La sua convocazione che ha avuto adesso in questa nazionale è sperimentale, diciamo, per il momento, cioè sono i giovani talenti sempre del 1976 che si trovano e che andranno poi a formare in un futuro nazionale cadetta, ma la nazionale cadetta riguarda solo i campionati di Staltrano, quindi è una cosa per il futuro, è un primo approccio che ha con il settore squadre nazionali. È una cosa
molto importante, importantissima per quello che riguarda adesso le prospettive che lui può avere. Ecco. Senti Enrico, prima della pubblicità una domanda veloce, tanto per mettere anche ordine alla cosa, che non si, il basket è uno sport di squadra, sicuramente Ravaglia, come sentito dire appunto al torneo della settimana, è uno dei giocatori più importanti, però Enrico dici una cosa, la CNOR, la tua squadra è una delle più forti, sicuramente l'obiettivo di puntare ai massimi valori nazionali, magari anche al titolo, è abbastanza scritto, ci sono annate positive e annate meno, la CNOR ha vinto ultimamente titoli nazionali giovanili a bizzeffe, ecco la tua squadra secondo te potrà giocare ad alto livello e secondo te vicino insieme con te ci sono giocatori molto buoni? Dunque prima di tutto diciamo che io spero che la mia squadra possa combattere per il titolo nazionale, che vincerlo sarebbe una grossa soddisfazione, anche solo andare in finale. Sicuramente la nostra squadra quest'anno è attrezzata adeguatamente per poter aspirare a questo titolo, in quanto oltre a me ci sono altri miei compagni molto bravi, ad esempio due di questi sono stati convocati con me in questa nazionale sperimentale 76, quindi tre giocatori della nostra squadra sono in questa nazionale, quindi direi che questo spiega già il valore della nostra squadra. Bene, mandiamo la parola. Allora, dunque, volevo chiedere a Enrico una cosa. Circola già voce che nel tiro da tre punti, che diciamo è una delle tue passioni, sei già meglio di tuo padre. Cosa ne pensi? Mi metti un po' in difficoltà, non c'è la controprova, in quanto... Ti ho visto sabato, tu da tre punti, cioè ecco, questo è, su questo volevo anche chiedere a supporto un parere di Marco. È difficile vedere a quell'età lì tirare da tre punti. A te Enrico piace parecchio, è una soluzione anche perché ti riesci con medie piuttosto buone. Ecco, lui ti chiedeva la soddisfazione un canestro piuttosto che un assist, un canestro da tre dà una soddisfazione diversa. Sì, il canestro da tre diciamo che è la mia passione, è il canestro che preferisco, anche se non è molto spettacolare, però è il canestro diciamo più produttivo, in quanto sono tre punti invece che due o uno dei tiri liberi. Riguardo al fatto se faccio canestro di più di mio padre oppure no, dicevo che non c'era la controprova in quanto non ci siamo ancora sfidati, però sicuramente mio padre è la sua specialità, non so se sarà la mia specialità. Adesso diciamo do qualche tiro, a volte faccio canestro, spero di migliorarmi ancora in questa specialità perché diciamo che è una delle più importanti della pallacanestro del futuro. Senti Marco, ecco, non capita spesso di veder tirare da tre punti a questa età. Io ho visto il torneo lì alla palestra, anche un tipo di campo che non favorisce molto per le dimensioni ristrette del campo, anche il tiro dalla distanza, però Enrico è uno di quelli, mi sembra, che l'ha fatto con maggior profitto. Certamente, cioè Enrico è già molto avanti per quanto riguarda il suo bagaglio tecnico, che è già molto ampio per la sua età, e per il resto noi adesso dobbiamo tenere in considerazione questo discorso, che stiamo parlando di ragazzi di 14-15 anni, quindi di ragazzi ancora in pieno sviluppo fisico e tecnico. Il tiro da tre punti è un fondamentale, anche considerata la distanza, molto difficile da imparare. Enrico è riuscito, attraverso queste sue abilità particolari, motorie e tecniche, a riuscirlo ad avere e a svilupparlo con estremo profitto, mentre per gli altri ragazzi bisogna ancora aspettare qualche anno in cui lo sviluppo fisico si completi e nel quale poi riescono a lavorare meglio su questi fondamentali. Certamente per Enrico questa è un'arma in più. A me piace anche che l'utilizzo che ne fa di questo fondamentale, cioè lui giocando playmaker, e questo è diciamo un piccolo merito che noi allenatori di Imola poi abbiamo nello sviluppo della carriera di Enrico, nel senso che non solo io ma anche Fulvio Zavagli, Giorgio Tampieri, altri ragazzi che hanno lavorato nelle squadre dove ha giocato Enrico hanno sempre impostato Enrico playmaker, e quindi oltre a questo, oltre il fatto di farlo tirare, interrompiamo Saba, continuiamo dopo su questo.
Marco Sabatani stava appunto spiegando che, che il bagaglio di Enrico, cioè oltre che al tiro da tre punti, quindi specialità peculiare del padre, che è quasi esclusivamente un tiratore, ha fatto la sua carriera in base a queste doti, Enrico giocando da playmaker, quindi facendo anche giocare la squadra, portando la palla, facendo giocare i compagni, aggiunge a queste sue doti anche quella del tiratore, quindi vediamo, di sicuro diventerà un giocatore molto completo e con più armi possibili, come la pallacanestro moderna adesso vuole. Ecco. Sentiamo se non c'è una scuola. E che mi hanno raccontato un aneddoto che praticamente la squadra giocavi, facevi punti, facevi quasi l'allenatore tu, e l'allenatore, cioè il professore di ginnastica, ti faceva quasi da assistente. È vero o non è vero questo? Beh, questo è successo ai tempi delle medie, esatto. È successo quando io ero in seconda media, 3 anni fa esattamente, siamo riusciti a raggiungere la finale provinciale a Bologna e abbiamo vinto con il Liceo San Luigi in finale, che allenava proprio Marco Sabatani. Primo dispetto, cioè questo. E poi siamo andati avanti nei giochi della gioventù a livello regionale e siamo stati eliminati in semifinale da una squadra di Forlì dove giocavano tutti i ragazzi della squadra 75 della Filanto. Ma è vero che facevi i cambi tu e il professore non decideva niente? Sicuramente il professore si affidava a me, in quanto si fidava molto di me, perché lui non era pratico dello sport della pallacanestro e quindi, sapendo che giocavo nella CNOR Bologna, diciamo che che mi chiedeva i giocatori da mettere in campo, ma poi io alla fine decidevo poi con i miei compagni, non è che facevo io l'allenatore. Beh, diciamo così, si dice sempre così. Comunque, questo era il primo dispetto che mi ha fatto Enrico. Cioè, noi andammo in finale, io allenavo per la scuola dove tuttora insegno a Bologna e ci scontrammo con questa scuola di Imola dove giocava Enrico, ed Enrico era stato un mio giocatore fino all'anno prima. L'ultimo dispetto me l'ha fatto sabato, facendo in 18 minuti, vero Piero? Tu 34 punti. 34 punti in 18 minuti e io marcavo con i miei. Questa volta sei passato di là, neanche Natale ti ha trattenuto dall'infierire così duramente su quelli che erano un pochino i tuoi ex compagni di squadra. D'altra parte è un gioco, a questo livello è un gioco, giustamente. Enrico le sta facendo tutte per andare avanti con i riconoscimenti che gli sono già venuti a livello nazionale. Fra l'altro mi sembra che contro nell'Andrea Costa giocavano i tuoi amici con quale di scuola, compagni di scuola, amici. Di tutti i giorni, giocavano compagni di scuola in campo, compagni di scuola fuori dal campo, esatto. In un tripudio all'allievo Ravaglia Enrico Maria. Ravaglia Enrico Maria dell'Istituto Magistrale Alessandro da Imola per l'attività sportiva di pallacanestro per la CNOR Pallacanestro di Bologna. Motivazione: convocato per la selezione regionale dell'Emilia Romagna e migliore realizzatore in molti tornei della FIFA. Choice.
to hear you. You stated your case time and again. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying. Conditional things, you held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Un campionato difficile, un campionato sicuramente al quale tu tieni molto, ecco, lo stai iniziando nella maniera migliore. Io, parlando chiacchiere di piazza, dicevo vedrete Ravaglia nel girone di ritorno, e invece no, Ravaglia lo stiamo già vedendo già dalle primissime partite, un'interpretazione in questo campionato, che è un campionato difficile, lo ripeto, molto ben calibrato. Ma niente, quando va bene il tiro va bene poi tutto. Dipende soprattutto se faccio canestro, se non faccio canestro. Con i compagni mi trovo bene perché ce ne sono cinque che giocavano con me, tutti quelli che venivano dalla Virtus, quindi magari non ho avuto problemi di amalgama proprio, però insomma sperando di continuare così. Un campionato che si inizia sotto appunto così, con le prospettive migliori, ecco, a che cosa aspiri dopo una B fatta a questi livelli? No, adesso aspettiamo di fare la B a questi livelli, che non l'ho ancora fatta, e poi vedremo quest'altro anno. Attenzione per il centro. Ravaglia, forto alto per Generali, ancora Ravaglia, si getta dentro Ravaglia, arresto, tiro, assegno. 17 su Bettinelli, perde, intercetta questa palla Zorzi, ma Ravaglia la recupera, va al segno Ravaglia. Giorgio, ancora per fuori per Ragaglia, va il tiro da 6-25 Ravaglia, assegno. Il cronometro Ravaglia. Su Ravaglia c'è gamba corta. Cercherà di non dargli spazio per 6 secondi, 5, 4, va il tiro Ragaglia, va il tiro, è segno. Una bomba per l'accesso tra le prime 6 e quindi salvezza anticipata. Intanto Ravaglia, 20° punto, davvero un grande giocatore questo Ruini. Ravaglia. Generali, Bertinelli, penetra sulla linea di fondo, esce fuori per Ravaglia che va al tiro da 3 e non sbaglia. Ravaglia davvero preciso. Siamo giunti a 40 secondi dalla fine di questa partita, il punteggio è di 94-80 in favore del 100, che oltretutto è in lunetta per due tiri liberi con Ravaglia che è senz'altro l'uomo migliore in campo, è stato in questa partita. Giovanissimo questo ragazzo, proveniente dalle giovanili della Virtus Bologna. Sit on my bed alone, staring.
nails and clean my room when all else fails. I think it's time for me to bail. This point of view is getting stale. I sit on my bed alone, staring at the phone. He was around when I'm glad I thought no. He wouldn't have even opened up the door. He never made me feel like I was special. He isn't really what I'm looking for. La sventura di perdere il play titolare Possecco, che è stato operato proprio qui a Bologna dal dottor Lelli, e senza Possecco ovviamente il gioco che si può fare è tutt'altro. Il playmaker è Biganzoli, che però fino adesso non l'ha fatto. Il cambio è Ravaglia, che è un giocatore di queste parti, imolese del vivaio virtusino. C'è un fallo in attacco di Morena, la palla torna alla Bacher. Molto ben disposto, rientra Ravaglia a 2.25, giocatore della Buckler in prestito a Varese, figlio d'arte, ha giocato 20 anni, il padre che sarà senz'altro a vederlo. Chicco Ravaglia a 2.25, entra mentre è entrato anche Bruno Monti. Per Varese che ora spolverà anche Enrico Ravaglia, altro giocatore che da queste parti conosciamo bene, da queste parti bolognese. Ravaglia infatti è di scuola virtusina, non solo, vanta natali nobili, visto che suo padre, Moses Ravaglia, è stato un personaggio fondamentale del basket imolese negli anni passati. È la prima stagione in Serie A per Ravaglia, che se la sta cavando più che bene, con la sfrontatezza che questo, anche in questo caso è un marchio di famiglia. Assolutamente. Bonner tira questa pietrata verso il canestro, c'è la possibilità di contropiede e chi di giro dietro la schiena ferisce, di giro dietro la schiena perisce. Ravaglia imita il ride Comazet con questo fondamentale, spettacolare, due punti anche per lui, 25-21, importante che sia semplicemente molto motivato, molto caricato dal fatto di giocare. Stasera è la prima bomba per lui. Ravaglia, il nuovo entrato, va a penetrare sulla linea di fondo, subisce fallo e mette dentro. Dunque azione potenziale da tre punti per Ravaglia, che fa in questa stagione il suo esordio contro la Benetton. Era stato infatti assente una volta per l'influenza, una volta per un problema di una caviglia, contro i trevigiani. Due partite vinte da Treviso, entrambe sofferte, in particolare quella al supplementare sul campo della Cagiva. Soprattutto che cosa hanno dentro i giocatori, e certamente dentro hanno parecchio questi giocatori, perché lo hanno fatto vedere non in una partita ma in qualche mese di attività.
È entrato in campo Enrico Ravaglia, chicco per i compagni e i tifosi, un giocatore che è cresciuto nel settore giovanile. Il ballo e poi la prodezza piena di Andrea Meneghin. Ravaglia dall'altra parte per Vescovi che appoggia al vetro e va a bersaglio, pallacanestro di puro stampo varese. Sì, proprio pallacanestro di combattimento, direi quasi guerriglia basket come lo si chiamava una volta. Fra l'altro nell'ultima azione Ravaglia ha avuto molto coraggio, è una dote che certamente non manca al ragazzo, però c'è stata anche una piccola ingenuità difensiva, perché lì un giocatore che supera la linea di tiro libero può cadere facilmente nello sfondamento, così non è stato. Arriva la palla dentro intanto per Irving Thomas che subisce il fallo, ma noi andiamo a rivedere il signor Andrea Meneghin. Tempismo formidabile, è stato molto bravo anche a far vedere che era un'azione pulita. Qua è l'azione che dicevo prima, se Minto anziché saltare sta lì fermo, probabilmente Ravaglia finisce con uno sfondamento e può rendere vana la sua azione in cui contropiede. Tutti gli errori avversari. Tanti rimbalzi offensivi da tiro libero in questa partita per l'HC Geneva, che così non paga troppo dazio per il suo 67%. Altro scontro tra un vecchio lupo, Claudio Crippa, e un giovane leone, Enrico Ravaglia. Chi ha la peggio? Il giovane leone. Ed effettivamente Crippa, visto la gamba avanti, l'ha attaccata immediatamente, ha creato un contatto che non può che essere responsabilità del difensore. Oh, beh, non ci sono dubbi di sorta, il compito di Ravaglia è improbo perché deve marcare un giocatore che ha la tecnica, aggiunge l'esperienza e un'astuzia non comuni, e come hai detto tu, appena Crippa vede che c'è un piccolo errore, una piccola smagliatura nella difesa avversaria, sa subito affondare, sa che la Cagiva ha speso il suo bonus e quindi può usufruire di due tiri liberi, con il secondo dei quali può pareggiare il conto come fa in questo momento. Ho un gioco da tre punti agli avversari per preservare i supplementari. Esce Vescovi, ha difficoltà nel trattare la palla, chiude il palleggio miracolosamente, poi Meneghin schiaccia per terra per Ravaglia, si butta dentro Ravaglia, non ha paura e segna il canestro del pareggio. Time out Madigan a 16 secondi dal termine di questa partita. Enrico Ravaglia senza alcun tipo di paura né di coscienza. E non è la prima volta che notiamo la sua spavalderia in situazioni di grande pressione. Questa volta è stato molto bravo ad andare a cercarla, anche perché era dovuto, stava per scadere i 30 secondi, ma è stato anche, se avete notato, molto intelligente Kenny Barlow a non andare a cercare di ostacolare il tiro e concedere l'eventuale tiro libero. Lo riguardiamo proprio in questo momento, Barlow sta per andare, invece si butta a terra proprio per evitare qualsiasi dubbio che ci fosse il fallo. Sarà interessante sentire il time out di Vujosevic per sapere a chi andrà la palla, anche se ho qualche sospetto che comunque sarà Crippa a menare la danza per l'ultimo tiro. Madigan che ha il match point nonostante abbia preso 10 rimbalzi in meno degli avversari, 38-28, ma Paola Ellisse è già pronta a dirci il contenuto del time out di Vujosevic. Allora sarà Ancilotto ad occuparsi della rimessa, dovrà cercare Minto oppure recuperare, sprintare rapidamente e trovare l'uno contro uno. Ecco Ancilotto che rimette nelle mani di Kenny Barlow, anticipo forte di Ravaglia, non vuole mettere la palla nelle mani di Crippa, e allora Ancilotto che deve lavorare contro Andrea Meneghin. Ancilotto attacca Meneghin, subisce il contatto, non il fallo, 5-4, Edwards in velocità per Vescovi, non c'è fallo neanche qui, ma c'è su Ravaglia con un secondo sul cronometro della partita, e si discuterà veramente a lungo di questi due episodi, soprattutto del contatto su Ancilotto. Ancilotto che sembrava lanciato verso il canestro, ha perso il pallone, eccolo qui, tiene lontano col braccio esterno Meneghin, poi gli strappa la palla a Vescovi. Probabile che gli arbitri abbiano avuto ragione a non fischiare, alla fine hanno poi fischiato dopo l'errore di Vescovi e il rimbalzo ancora di Ravaglia. Ravaglia che va in lunetta, attenzione, Ravaglia ai liberi in questo campionato ha una percentuale da capogiro, 42 su 45, incredibile, ha sbagliato 3 tiri liberi su 45, sbaglia questo, può ancora segnare il secondo che infatti gli entra, un secondo, la rimessa di Minto deve essere lunga, è toccata da Crippa ma non controllata, finisce qui, vince la Cagiva ancora una volta quest'anno in un altro finale mozzafiato, 80 a 79. Gli ultimi tre punti, quelli che segnano la differenza, li ha messi un giovanissimo come Enrico Ravaglia, che è già vicino a Paola Ellis. Sì Flavio, infatti sono qui con Chicco Ravaglia,
Ilaria stravolta, è stata durissima. È stata dura soprattutto perché nel primo tempo pensavamo di averla vinta e ci eravamo rilassati. Poi nel secondo tempo Pistoia è ritornata molto bene, però si è riuscita a portare a casa anche questo. Vuol dire che qualcosa noi abbiamo dentro rispetto alle altre squadre. Ecco, a proposito dell'aver dentro qualcosa, è da poche settimane che giochi con continuità all'interno di questa squadra, ma sembri già un veterano. No, questo non è vero, faccio anch'io le mie stupidaggini, però sto cercando di migliorare giorno per giorno e chiaramente più gioco più imparo. Grazie Enrico. I tre punti finali di Ravaglia sono cose che a me personalmente commuovono, perché vedere un ragazzo giovane che fra l'altro dice quelle cose così simpatiche, così ingenue, che ha detto alla nostra Paolo Ellisse, fanno piacere. Non dimenticarti fra l'altro, Flavio, che lui ha segnato il secondo tiro libero. È più facile vedere segnare il primo e sbagliare il secondo in situazioni del genere da un ragazzo giovane. Invece lui ha sbagliato il primo e naturalmente riuscire a fare il canestro decisivo con l'unico tiro a disposizione è tutto a segno che può sangue non ha passo in quest'ultimo anno la ribalta del campionato di Serie A. È un esordiente che a 20 anni li ha compiuti il 20 febbraio, non gioca a Bologna, ma è bolognese e nato a Imola. È bolognese perché è un giocatore della Virtus in prestito. Gioca a Varese, contro la Stefanella ha realizzato 19 punti con 1 su 1 da 3, 2 su 3 da 2, 12 su 12 dalla lunetta. E poi ieri contro Pistoia, a 30 secondi dalla fine, ha segnato, ha preso la palla, 16 secondi è andato in entrata e ha realizzato, poi su un recupero difensivo dei suoi è andato a prendere un rimbalzo offensivo e poi è andato in lunetta per 2 tiri liberi, ne ha messo a segno uno, il secondo, e la sua squadra, la Cagiva Varese, ha vinto per 80-79. Si tratta, altro, se non vorrei essermi sbagliato, 80-79, sì, si tratta di Enrico Chicco Ravaglia. Pronto Enrico? Buonasera. Allora, Chicco Ravaglia, chi è? Chi sono? Sono un giovane esordiente in prestito dalla Buckler, quest'anno a fare esperienza a Varese. E niente, per adesso mi sembra stia andando abbastanza bene, soprattutto perché la squadra è al quarto posto in classifica e io mi sto ritagliando degli spazi abbastanza buoni, diciamo. Allora, Chicco Ravaglia comincia a giocare a che età? Ho iniziato a giocare a 4 anni facendo mini basket per i ragazzi di 4 anni in più, perché chiaramente i bambini a 4 anni non giocano ancora a pallacanestro. E questo è dovuto al fatto che mio padre giocava, io fin da piccolo ho sempre vissuto di pallacanestro, andavo a vedere mio padre e quindi è stata una grande passione fin da quando ero piccolo. Io penso non avrei potuto fare altro, direi. Ecco, poi dopo sei stato nel momento della scelta tra Virtus e Fortitudo? Sì, a 13 anni io giocavo ancora a Imola, avevo finito tutta la trafila del mini basket e niente, era l'anno dello svincolo e mi hanno chiesto parecchie società in Serie A, però alla fine sapevo che la scelta sarebbe andata a Bologna perché io sono di Imola e quindi ero anche vicino a casa. E alla fine abbiamo scelto la Buckler perché ai tempi era una società, diciamo, più solida rispetto a quella che era la Fortitudo. E si è dimostrata secondo me una scelta giusta perché ho avuto dei buoni insegnanti soprattutto a livello cadetti e juniores come Renato Pasquali che adesso allena a Treviso, Piero Bucchi che è a Rimini, insomma tutta gente che poi ha fatto strada come allenatore. Poi un anno a 100? L'anno scorso è stata a 100 in B1, avrei potuto fare un altro anno di juniores ma insieme alla Virtus e soprattutto grazie a Giorgio Valli che è tuttora allenatore della Virtus abbiamo deciso che poteva essere l'anno giusto per iniziare a fare qualche esperienza e l'anno scorso è andato splendidamente, cioè ho giocato molto bene, sono stato convocato allo Star Game, la squadra che doveva essere una squadra, diciamo, che doveva lottare per la retrocessione, siamo arrivati in pool promozione tranquillamente e io ho disputato un buon campionato e infatti quest'anno mi hanno chiamato in A1. Io sono stato all'inizio un po' sorpreso perché sicuramente mi aspettavo di salire di categoria, ma non fino alla 1, perché sinceramente non sapevo bene qual era il mio livello rispetto ai giocatori di Serie A. E niente, all'inizio di quest'anno ho avuto qualche problema, anche perché avevo davanti un giocatore come Pozzecco, che secondo me adesso nel ruolo di playmaker è uno dei migliori talenti italiani. Purtroppo lui è stato sfortunato e si è fatto male al ginocchio, un incidente molto brutto che
infatti non è ancora rientrato purtroppo, però è stata la mia fortuna in quanto Rusconi ha dovuto mettermi in campo per forza e io ho fatto molta esperienza. Ecco, l'ultima domanda è la classica domanda che si fa agli esordienti: a chi ti ispiri? A chi mi ispiro? Ma direi che una carriera da imitare sia sicuramente quella di Bruno Monti. Benissimo, in bocca al lupo Enrico, buon lavoro, buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Si affrontano in una partita molto importante per il vertice della classifica, la Team System Bologna capolista davanti alla Buckler, che ha però gli stessi punti della Team System, e la Cagiva Varese, che è in bilico fra il terzo e il quinto posto, ma vincendo qui a Bologna potrebbe fare veramente un passo fondamentale verso la terza. Picco Ravaglia, grande impatto per il giocatore di proprietà Virtus, che riceve ora e va a segnare in sottomano in contropiede. Poi Cecco Vescovi, il Bernard King italiano, come è stato definito anche dall'interno della squadra fortitudina, e poi a completare secondi soltanto al termine, 8 punti, pressione a tutto campo su Chicco Ravaglia, raddoppio di Giorgevic, fallo su Ravaglia, sulla cui azione in proiezione offensiva era già Grossi, e dunque Chicco Ravaglia potrà andare in lunetta, lui che ha mano buona e ha 100% per il momento dalla linea dei liberi, anche se con soli 2 punti, e ora sbaglia il terzo, 2 su 3 da 2, 2 su 2 nelle bombe. Chicco Ravaglia 74-82, manca comunque pochissimo. Shalom.
for people like us.